Io ho 28 anni e posso dire di non essermi mai innamorato. Non mi è mai successo. Run away, yeah, with me. Lost souls in every... Mi chiamo Davide, vivo in Valtellina, nel comune di Buglio e Monte, e sono un allevatore. Questa è un'azienda a livello familiare, quindi ci lavoriamo tutti, quindi mio papà, mio fratello, mia mamma. Questo però è il mio settore, questo è il mio mondo. Fai la brava, Pini. Fattimi ungere un pochettino. Il mio lavoro mi piace molto. Sono fortunato perché la maggior parte del tempo la passo insieme alle mie mucche, quindi chiaramente ti ci affezioni un sacco. Sono animali molto intelligenti, credo che anche loro abbiano piacere della mia compagnia. Mai. Brava, lui. Sì. Lei mi cerca sempre. Se io non la chiamo, mi cerca in stallo. Quindi, cioè, lo sa che ho un occhio di riguardo nei suoi confronti. Diciamo che nella mia stalla ho più successo che con le ragazze. Ho avuto qualche frequentazione, ma in 3 mesi, 4 mesi, ma cosa da dire, questa mia ragazza non mi è mai successo, il motivo non lo so, però ecco. Formaggio dal peggio l'abbiamo finito, però questo, che è un formaggio di 2 mesi fa, si avvicina molto a questo che hai fatto. La mia azienda è la mia vita. È lavorato bene, c'è stata una buona mungitura, è pulito. No, perché qua hai lavorato bene. Tra 20 giorni può acquistare anche più sapore. Ma non ho sempre amato questo lavoro. Il periodo estivo, avevo 15-16 anni, dovevo stare in alpeggio a aiutare la mia famiglia. L'ho visto per un periodo come qualcosa di limitante. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esplode. Quindi a 18 anni ho provato a fare altro. Ho provato a fare altro per un periodo abbastanza lungo, per 3 anni. Sono sentito un po' spiazzato, sinceramente, perché credevo che quello che stavo facendo lo facevo per lui e per i bambini. E poi alla fine ho detto, vabbè, io e mia moglie abbiamo detto, andiamo avanti noi con le nostre forze. Poi alla fine, tornato. Questa cosa l'ho fatta e mi ha fatto bene. Mi ha fatto bene perché mi ha fatto vedere anche altro. E mi ha fatto tornare più consapevole di dove sono e di quello che voglio fare da grande. Questi per me sono dei miei momenti, nel senso che il mio lavoro a me piace molto. Ci sono dei risultati, si fa un buon formaggio, il latte è un ottimo latte, però questi successi è bello magari anche condividerli con qualcuno, magari sarebbe bello condividerli con una donna. Pulisci, pulisci. Però dopo non buttarlo per terra, sporco. Hai ragione, dopo lo raccolgo. Eh sì. No, davvero. Il formaggio va pulito bene. Ne hai così puliti di formaggi, quanti? Oh, mamma mia, mamma mia. Adesso ormai ho ceduto a te, basta. Sono tanto orgogliosa del Davide, perché stando con noi hanno seguito tutto il nostro lavoro. Sono nipoti, ma sono nati in casa. Non mi hanno mai abbandonato, né io ho abbandonato loro. Io glielo dico sempre, Davide, trovati una ragazza, Davide. Ma lui sta bene così e fa bene. Ecco, vero Davide? Beh certo, finché non si trova la ragazza giusta. Ecco. Non credo di essere una persona superficiale. Anzi, non lo sono. Però l'amore non è mai passato di qui.
qual è la ragazza più giusta che andrebbe bene come carattere per starmi insieme? È una ragazza che ha pazienza. Che ha pazienza. Perché te hai poca pazienza, che ti capisce, perché il lavoro è pesante. Nella mia vita mi sono divertito tantissimo. Oggi non è più sufficiente, nel senso che cerchi altro, cerchi di realizzarti come persona, come uomo, come contadino e chissà, magari anche come compagno di vita. Bisogna riuscire a trovare qualcuno che ti completi, non sì, deve essere una cosa che se non ci va bene, per forza non farlo. Devi capire che si accende con la fiamma lì. Si accende con la fiamma lì perché è la donna giusta per te. Io credo nel contadino cerca moglie. Può essere veramente qualcosa che ti permetta di trovare una ragazza con la quale passare dei bei momenti e vivere insieme, con quell'obiettivo di una relazione seria. Credo di avervi fatto conoscere qualcosa di me, di avervi fatto vedere qualcosa. Sono pronto a mettermi in gioco. Venite a conoscermi. Cittadine, se la sensibilità di Davide, il montanaro che vuole innamorarsi, vi ha fatto battere il cuore, cliccate e candidatevi sul sito 9.tv/casting.